noi guarda, il discorso è semplice da questo punto di vista. Quando una squadra ha determinate caratteristiche, anche da un punto di vista fisico o dal punto di vista della condizione generale, un allenatore ha, secondo me, la necessità, e anche perché io penso che quando dico che questa è una squadra, lo dico perché lo penso davvero, un allenatore ha bisogno, ha la necessità di allargare il più possibile il numero dei giocatori coinvolti. E avendo qui una squadra che ha, secondo me, dei valori, dei giocatori con dei valori abbastanza simili e importanti comunque, un allenatore ha la necessità di ampliare un pochettino la disponibilità, ma parlo anche proprio di del numero di giocatori che abbiano una condizione tale da poterti permettere poi in un certo momento del campionato di avere una situazione che vada un po' al di là dell'emergenza immediata. Noi abbiamo dovuto, non l'abbiamo mai detto perché non fa parte del nostro costume, gestire una certa emergenza. Lui è un esempio in alcuni momenti di questo campionato, utilizzando giocatori in determinati ruoli piuttosto che magari in quelli proprio loro naturali. In questo momento che alcuni giocatori stanno rientrando, io ho la necessità di allargare un pochettino la rosa e i giocatori utilizzati. Questo chiaramente non a discapito della partita, perché io ho fatto una scelta perché ero convinto che era la scelta migliore. Non si è rivelata tale in virtù della prestazione della squadra e del risultato della squadra, e di conseguenza uno dice ok, lavoriamo, andiamo avanti a lavorare, però questo messaggio di coinvolgere più giocatori possibili è un discorso per noi troppo importante. Allargare il numero di giocatori, il minutaggio dei giocatori, è un discorso troppo importante. Chiaro che noi lo facciamo in base a dei dati, a dei riscontri, e non così, ma perché pensiamo che sia la soluzione migliore. Le scelte fatte sabato, in considerazione di alcune modifiche tra virgolette obbligate, sono state fatte perché si riteneva che in base a determinate caratteristiche era la scelta migliore per contrastare certe caratteristiche loro e esaltarne altre nostre. Poi dopo, visto il nome che hai fatto tu, Felipe è un giocatore, abbiamo parlato ieri mattina, è un giocatore che io ho in grandissima considerazione. Poi dopo uno dice, in questo momento ho voluto mettere in campo un centrocampo con caratteristiche leggermente diverse. Con la Ternana, al netto di determinati errori, la squadra ha fatto una... Sabato l'idea era quella di avere un giocatore per caratteristiche che ci desse più la possibilità di andare a giocare tra le linee avversarie, lo spostamento su iniziale. Perché? Perché secondo noi avevamo in partenza, se no, tre giocatori offensivi con caratteristiche abbastanza simili. Cioè giocatori bravi ad andare nei tagli, attaccare la profondità, ma non tanto a giocare tra le linee. Quindi la scelta di mettere lui in una posizione intermedia era quella proprio di andare a trovare, di andare a disturbare un pochettino loro tra le linee per caratteristiche, per tipo di atteggiamento che poi loro invece sono stati più bravi di noi a mettere in campo sabato. Quindi io sono sinceramente più concentrato sul sistemare quell'aspetto lì, sicuramente la parte tecnico-tattica, però secondo me non è stata la causa scatenante della sconfitta di sabato. È da migliorare, è da lavorare, però c'è anche stato un qualcos'altro su cui dobbiamo lavorare. Hai avuto delle risposte, però perché tu hai dato un posto vago qualche settimana fa in conferenza stampa, hai detto chi gioca mi deve dare motivo di stare in campo e di rimanere con la maglia titolare, chi è certo. Fuori mi deve dare motivo di rimanere con la sicuro. Hai avuto una risposta a qualcuno da qualcosa? Sì, sì, ma sicuramente. Qualcuno non ti ha offerto quella cosa? No, però la cosa... Devi provare. La cosa più bella, e che ho detto a loro domenica mattina, è questa. Ragazzi, l'unica cosa sicura, no, anzi l'ho detto sabato sera dopo la partita quando siamo tornati a Spezia, ho detto ragazzi, l'unica cosa sicura è che domani è un altro giorno. E da qui si riparte. Chi ha giocato avrà modo di
lavorare una settimana e darmi delle risposte, chi non ha giocato avrà modo di lavorare una settimana e darne altre. Io non ho, sono sicuramente il primo a dire che questa squadra è la mia squadra, però è tutta la mia squadra, non è che ce n'è qualcuno che è più mio di altri. Quindi chi mi dà maggiormente la sensazione di aiutare la squadra a ottenere qualcosa di positivo sarà poi il giocatore utilizzato. Devo dire anche che un allenatore deve avere anche la freddezza in alcuni momenti nel dire sì, questa partita è la prossima, quindi è la più importante, senza dubbio. Nel momento in cui ci sono dei valori che secondo me sono molto livellati, un allenatore fa anche altre valutazioni. Noi siamo una squadra con qualche giocatore che è rientrato da infortunio, siamo anche una squadra con parecchi giocatori diffidati, quindi un allenatore nell'insieme delle valutazioni deve, è giusto che guardi anche queste cose qui. Poi dopo l'obiettivo è quello di vincere la prima partita che c'è da fare, sempre, e uno fa quella scelta, magari quando si pensa di essere lì, uno prende una direzione piuttosto che un'altra. Un'ultima cosa, ti voglio mettere nelle condizioni di programmare il tribunale con l'organo tecnico della federazione, che sono 6 ottimi rapporti, però ti faccio una domanda abbastanza banale. Bianchetti non era il meglio della condizione, è andato e se l'aveste gestita voi la cosa forse sarebbe stato meglio, forse l'hanno gestita loro a distanza senza fare qualche verifica e tornare ancora più rotto. No, ma è stata una cosa. Però forse sono partire alla meglio, mettiamola così. No, ma il giocatore ha giocato con noi la partita prima, quindi il giocatore era disponibile. Io penso un po' di. In questo caso penso sono veramente. Loro ci hanno lavorato, tu magari avresti fermato. No, tempisticamente è stato. Noi abbiamo giocato sabato, lui è andato in nazionale domenica mattina, ha fatto lavoro di scarico, come era giusto, e lunedì hanno cominciato a preparare la parte successiva. Io in questo caso specifico, conoscendo le parti in causa, parlerei. È più una situazione di casualità che di altri tipi di valutazioni o di errori. No, perché conosco la qualità delle persone che lavorano in nazionale, essendoci stato, quindi non c'è stata leggerezza. C'è stata casualità in quel momento lì proprio. Forse era meglio tenerlo, magari voi l'avreste. No, beh, ma noi. Più facilmente. No, ma il giocatore, cioè, se arrivava a una partita di. Qui ci sono delle regole che conosco bene. C'è una gara ufficiale, la nazionale ha il diritto di avere i giocatori, non mi ricordo quante sono le ore, però diciamo dal momento successivo alla fine della propria gara fino alla gara. Di qualificazione europea, quindi il ragazzo era disponibile, era giusto che rispondesse, ci mancherebbe altro alla convocazione della nazionale. Ripeto, per me preferisco far passare il messaggio della gratificazione dello Spezia ad aver mandato in nazionale Leali, Bianchetti per l'Under 21 e adesso addirittura questo stage per la nazionale maggiore. Vuol dire che sono stati fatti delle valutazioni dalla società corrette e i giocatori si sono guadagnati questa opportunità. Io preferisco ragionare e pensarla in questo modo, ma da quel punto di vista sono sicuro che è stata una cosa casuale, perché è stato un movimento casuale, può succedere qua, può succedere là, può succedere ovunque. Anche se i tuoi colleghi hanno fatto polemiche invece sul discorso nazionale, mi riferisco a... Sì, lo so bene, perché c'ero io prima di là l'anno scorso. Lo so, perché l'ho subita io l'anno scorso. No, abbiamo preso due giocatori, Datovic e Bianchetti. Sì, vabbè, ma ognuno è... Lui Lugani che è stato migliore in campo. Guarda, io sono consapevole del mio modo di comportarmi e penso al mio modo di vivere le situazioni e di leggere le situazioni. Non sono abituato ad entrare nei discorsi di altri. Io faccio le mie valutazioni e dico che sono contento che due ragazzi dello Spezia siano andati in nazionale, perché sento che si sta lavorando bene. Altri discorsi io non li faccio. Sono stato anche dall'altra parte, so le difficoltà che si hanno nel fare l'altro ruolo, e prima mi sarebbe piaciuto
avere sempre il rispetto delle altre componenti. Ora che io sono dall'altra parte, ho il massimo rispetto per la componente nazionale, così, perché io la vivo così la cosa. Allora, una cosa, tu sei qua come capitano per presenza o per presenza? Ah, no, sono qua con lei. È qua che volete parlare, anzi, se per me, arriviamo un po' io. Secondo me noi abbiamo giocato tutto alla gara per cercare di riprendere il risultato, anche quando il Novara è rimasto in 10. Poi ovviamente non è semplice perché loro si sono chiusi tutti davanti alla propria area di rigore, anzi proprio nei minuti finali cercavamo di allargare il gioco per cercare di trovare il gol. È entrato Ebago, Ferrari, Carrozza, Catellani, eravamo tutti giocatori offensivi proprio per recuperare il risultato. Forse è subentrato negli ultimi 10 minuti un po' di, dopo 2-0, diciamo un po' di scoramento, forse quello. No, quello non c'è mai stato. Noi andiamo in campo, cioè abbiamo il nostro modo di giocare. Però forse è un po' stanco. Sicuramente no, ti dico la verità, perché fino all'ultimo secondo della partita di sabato abbiamo corso tutta la partita, abbiamo dato tutto quello che avevamo, quindi stanchezza sicuramente non c'è stata. Allora, io conosco bene il mister, sicuramente tenere l'allenatore come il mister sulla panchina è una grossa mano, ma anche il suo secondo ci ha aiutato molto, e il mister si fida moltissimo del suo staff, come la squadra si fida del secondo allenatore del mister, quindi ti posso dire che io l'ho sentita personalmente, però ci ha dato una grossa mano anche il mister in seconda. Sì, ma perché mi conosce da tanti anni, da quando ero ragazzino, per quello, mica per l'altro. Ma presa di coscienza comunque subito, diceva il mister, tra di voi. Quindi sì. La partita, proprio, potete guardare negli occhi e vedete. Sì, perché a fine partita abbiamo parlato tutta la squadra, col mister, con lo staff e con la società, abbiamo deciso di stare insieme fino alla partita con il Pescara, per lavorare meglio, per conoscerci meglio, ma soprattutto per prepararci a una partita importante e affrontarla nel modo giusto. Quindi abbiamo fatto questa scelta e siamo contenti di stare insieme, e soprattutto cerchiamo di questa settimana di lavorare come abbiamo sempre fatto e avvicinarci alla gara nel modo giusto.